Con questo video vogliamo presentare OER Canvas e speriamo di poter supportare la creazione di risorse educative aperte. Abbiamo cercato di individuarne i capisaldi essenziali e di presentarli chiaramente su un pezzo di carta. L'intera scheda è disponibile per il download gratuito con licenza aperta. L'attenzione è rivolta alla risorsa didattica stessa. Innanzitutto, distinguiamo in base al tipo, cioè a quale tipo dovrebbe essere l'oggetto didattico pianificato. Un libro di testo, un'animazione, un foglio di lavoro o anche un intero corso online. Occorre poi definire il gruppo target, ovvero chi si vuole raggiungere. Il passo successivo riguarda gli obiettivi di apprendimento effettivi. E dovresti descrivere quali conoscenze preliminari sono richieste. L'idea è quindi quella di descrivere approssimativamente la risorsa didattica, magari fare schizzi e prendere appunti su cosa dovrebbe contenere. Potrebbero esserci diversi componenti in modo da poter creare la risorsa, altre immagini, sequenze o i tuoi file audio, eccetera. Questo può essere notato nella tabella e anche quando hai bisogno di supporto. Quindi viene determinata la licenza per l'oggetto e quanto correttamente dovrebbe essere attribuita. E poiché sappiamo per esperienza che le piccole cose vengono spesso trascurate, c'è una colonna a destra per non dimenticare, basta leggere e vedere se occorre aggiungere qualcos'altro. Dopo aver considerato tutto ciò, siamo sicuri che entrerai nel tuo progetto OER ben preparato. Ti auguriamo buona fortuna.